Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Sono qui oggi per presentarvi la guida rapida al Garrett Ace 300i, una delle macchine della nuova serie Ace insieme al suo fratello minore, il 200i, e suo fratello maggiore, il 400i, che nel corso del tempo poi andremo a vedere insieme. Oggi vi presento il 300i, la macchina intermedia. Un'ottima macchina per chi inizia questo splendido hobby, dotata di funzionalità che non erano presenti nella vecchia serie Ace, come il display digitale a due cifre per l'identificazione del VDI, la possibilità di modificare la frequenza per ridurre i disturbi da elettrodotti, da appunto tralicci dell'alta tensione, e tante altre caratteristiche come la piastra 7x10, il tutto in soltanto 1,27 kg. Ovviamente sempre alimentata da 4 batterie stilo da 1,5 volt, sia ricaricabili che ovviamente alcaline. Non mi resta che aprire la scatola insieme a voi, farvi vedere qual è il contenuto e poi passare al montaggio dello strumento, farvi vedere come si accende e come si imposta la modalità all metal per iniziare subito a cercare e divertirci con questo strumento. Non mi resta che lasciarvi al proseguo del video e augurarvi buon divertimento e buona ricerca. Andiamo subito ad aprire la scatola del nostro Garrett Ace 300, come al solito scatola compatta, stile Garrett. Andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. La prima cosa che troviamo ovviamente è l'unità centrale con il manico e il poggiagomito, l'asta in fibra terminale e l'asta mediana in metallo, la nostra piastra 7x10 concentrica ellittica, una cuffia stereofonica dotata di controllo di volume, un comodissimo e davvero utile copripiastra che servirà a proteggere la nostra piastra, che consiglio di inserire immediatamente e di lasciare sempre attaccato alla piastra, una banda in velcro da utilizzare sul poggiagomito in modo da mantenere più stabile la presa e rendere la spazzolata ancora più divertente e meno faticosa, il manuale di istruzione in lingua inglese, il manuale di istruzione ovviamente anche in lingua italiana, un set di gommini, una vite e un dado in fibra per bloccare la piastra all'asta terminale e un'utilissima protezione per il control box per ripararlo dalla pioggia o da qualche schizzo d'acqua che potrebbe comprometterne la funzionalità. Un accessorio davvero utile che si monta molto facilmente e che consigliamo di installare immediatamente e lasciarlo sempre sulla vostra unità. In questo modo, tenendo conto anche che questa parte è completamente trasparente, potrete vedere il display e potrete azionare i comandi anche con i guanti, proteggendolo da fango o altra sporcizia. Prima di iniziare il montaggio del nostro Garrett Ace 300i, vorrei farvi vedere una cosa molto importante. Sotto il control box, vicino al connettore, c'è un piccolo adesivo con un codice a barre. Sotto questo codice a barre ci saranno alcune cifre, alcuni numeri. Il più importante è il primo. Questo numero vi suggerisco di prenderne nota, perché è il numero seriale al quale è legata la garanzia di questo strumento, che come ricordo è di 2 anni. Dato che la garanzia segue questo numero seriale, sarà possibile per voi vendere anche questo strumento, qualora voi decideste di venderlo, di regalarlo a qualcuno. Comunque la garanzia seguirà questo seriale, quindi non ci sarà altro problema che comunicare questo numero, che è appunto qui sotto il codice a barre.
prendetene nota, cercate di proteggerlo, ovviamente comunque dicevo prendetene nota in modo che anche se si dovesse rovinare questo adesivo avrete sempre il numero con voi. Montare il nostro Ace 300i sarà questione veramente di pochi minuti e sarà alla portata di tutti. La prima cosa che dobbiamo fare è inserire le rondelle di gomma sulla estremità dell'asta terminale. L'asta terminale è dotata di alcune piccole estrusioni nell'alloggiamento delle rondelle che basterà collimare con i fori presenti sulle rondelle in gomma, applicare una piccola pressione e farle penetrare completamente. La seconda operazione riguarderà l'unione tra l'asta terminale e l'asta mediana in alluminio. Cosa molto semplice. La prima cosa da fare sarà quella di allentare leggermente il collar lock in modo da permettere l'inserimento dell'asta terminale all'interno dell'asta mediana. Come vedete sono presenti dei blocchi a molla che andranno premuti, sono due, quindi andranno premuti con indice e pollice. In questo modo potremo far penetrare l'asta terminale all'interno dell'asta mediana, la faremo scorrere fino alla posizione desiderata e provvederemo poi con una rotazione a far collimare i blocchi a molla in modo che si fermino nel corrispondente buco. Ovviamente qualora volessimo sono presenti altri buchi per regolare la lunghezza dell'asta a seconda delle nostre esigenze. Ora non ci resta che serrare il blocco a collare in modo da rendere la struttura assolutamente solida. Andiamo ora a inserire la parte terminale dell'asta sulla piastra. Semplicemente basterà far scivolare all'interno delle orecchiette, delle alette della piastra la parte terminale, far combaciare i fori e inserire il bullone in fibra attraverso i fori. Ora abbiamo il nostro dado in fibra che servirà a serrare la struttura. Un'osservazione, può capitare che all'inizio questo dado vada un po' duro, quindi non vi preoccupate, è una cosa molto normale. Vi basterà soltanto avere un po' di pazienza e vedrete che poi alla fine ce la farete. Portiamo quindi a chiusura il dado con la vite. Lo serriamo, ma vi raccomando di non stringerlo troppo, deve esserci sempre la possibilità di un piccolo movimento della piastra. Per unire adesso le aste al control box vi suggerisco innanzitutto di allentare completamente il collar lock e di andarlo ad inserire nella parte eccedente del tubo del control box. Lo fate scorrere premendo i blocchi a molla e a questo punto potrete inserire più agevolmente le aste, anche stavolta premendo i due tasti a molla, facendo scorrere l'asta e andandola anche stavolta a bloccare con i blocchi a molla. Non ci resta adesso che serrare il collar lock per rendere tutta la struttura assolutamente monolitica. L'operazione successiva riguarda l'avvolgimento del cavo intorno all'asta. Mi raccomando, il primo passaggio del cavo deve essere superiore all'asta, non inferiore, quindi evitate di fare questo, ma piuttosto fate passare il cavo sopra l'asta. A questo punto, per sicurezza, vi suggerisco di completamente ribaltare la piastra e iniziare ad avvolgere il cavo intorno all'asta con una certa regolarità. Evitate di tirarlo troppo e allo stesso tempo evitate che sia troppo lasco. Quindi farete ruotare l'asta in modo che il cavo si avvolga praticamente da solo fino a quando non arriveremo al connettore che si trova nella parte posteriore del control box. Il connettore e la presa hanno praticamente un solo verso, qui c'è un intacca che vi farà capire qual è la posizione corretta. L'andremo a inseriremo il connettore all'interno della presa
e lo bloccheremo con la ghiera in metallo, in modo che la struttura sarà davvero assolutamente solida. Il motivo per il quale vi ho suggerito di ribaltare completamente la piastra prima dell'avvolgimento è perché se adesso la riportiamo nella posizione naturale, vedrete che la prima parte dell'avvolgimento resta un po' lasco, quindi questo ci permetterà di ridurre lo stress meccanico dovuto agli eventuali strattonamenti qualora accidentalmente la piastra dovesse o andare tutta in avanti o andare tutta all'indietro. Quindi è un semplice accorgimento che vi permetterà di avvolgere il cavo intorno all'asta, minimizzando, come ho detto, i problemi con il connettore di aggancio alla piastra stessa. Abbiamo quasi terminato le operazioni di montaggio, direi ora di applicare il copripiastra, che come ho detto serve per proteggere la parte inferiore della piastra da graffi, urti che potrebbero danneggiarla o comunque logorarla nel corso del tempo. Per applicarla basterà collimare nella giusta posizione, applicare un minimo di pressione all'estremità e il gioco è fatto. Vi consiglio di lasciare sempre il copripiastra montato, non soltanto quando lasciate, diciamo, il vostro detector a casa. Questo copripiastra si usa durante l'utilizzo del detector perché in questo modo, come vedete, la parte inferiore della piastra, quindi la sua resina, è completamente protetta da graffi, urti e quant'altro. Ovviamente qualora voi vogliate toglierlo, magari per pulire un pochettino meglio, vi basterà applicare un minimo di pressione all'estremità per estrarla completamente. Per rendere le ricerche ancora più confortevole, la Garrett ha dotato questo detector di una fascia a velcro che è possibile inserire all'interno del poggiagomito, in questo modo facendola passare attraverso le asole e andandola poi a bloccare con questa parte terminale che è dotata di questa piccola piega, e in modo da poter bloccare l'avambraccio dell'operatore al poggiagomito. In questo modo si riduce la fatica dell'utilizzo e si ha una macchina decisamente più controllabile. Vi suggerisco anche di montare la comoda protezione per il display, in modo da proteggere lo strumento dalla pioggia, dal fango e dagli altri oggetti atmosferici. È molto semplice inserirlo, è dotato, come dicevo prima, di un copri display assolutamente trasparente, in plastica trasparente, che vi permetterà non solo di leggere quanto c'è scritto sul display ma di azionare anche tutti i comandi, e di una chiusura con velcro, quindi sarà possibile stringerlo un pochino e andarlo a bloccare. In questo modo la centralina sarà sempre protetta dalle intemperie e quindi avrà una durata ancora maggiore. Per chi lo desidera è possibile utilizzare le cuffie stereo fornite in dotazione. Sono dotate di un jack da un quarto di pollice, 6 mm, che andrà inserito nell'apposita presa nella parte posteriore dello strumento fino al termine della connessione. A questo punto, anche montando il copri display, potremmo chiudere tranquillamente il velcro andando a proteggere lo strumento anche con lo spinotto della cuffia innestato. Come ho detto nell'introduzione, la cuffia è dotata di un comodo controllo di volume attraverso una rotellina posta su questo scatolotto. Quindi vi permetterà di regolare il volume dello strumento in base alle vostre capacità uditive, in base alle vostre esigenze o preferenze. La nostra guida rapida si sta per concludere. Ora non ci resta che andare a verificare che il montaggio sia andato tutto a buon fine e accendere lo strumento. Basterà premere il tasto di accensione e vedere che sia andato tutto bene. Ora, per terminare la nostra guida rapida, non ci resta che accendere lo strumento attraverso l'apposito tasto. Come vedete, si sono accesi numerosi LED
che andranno a illustrare le funzioni di programmazione, quindi le impostazioni che possiamo avere, le modalità di ricerca, la discriminazione, il livello di sensibilità, la profondità, il livello di carica e, come vedremo poi qui al centro dello strumento, al centro del display dello strumento, la indicazione VDI dei target che abbiamo rilevato sotto la piastra. Non mi resta adesso che farvi vedere come si imposta la modalità Zero Disc, quindi semplicemente andando a utilizzare i tasti più o meno si scorrerà questo menu, andremo in modalità Zero Disc, ovvero con nessuna discriminazione, e vedrete che tutte queste tac qua sopra che indicano tutti i possibili VDI che è possibile discriminare saranno accese. In questo momento quindi lo strumento non sta discriminando nessun tipo di target, come vi farò vedere utilizzando alcuni target a campione che illustreranno questo processo. Per illustrarvi brevemente che cosa è la discriminazione, ovvero l'identificazione dei vari target possibili su questo strumento, ho preso alcuni target di esempio, come questo chiodo di ferro, questo piccolo pezzetto di stagnola, una moneta di rame e un anello in argento. Vedrete adesso che verranno suonati tutti e qui al centro del display verrà indicato il numero corrispondente al tipo di oggetto. Passiamo ora il chiodo di ferro, la carta stagnola, la moneta di rame e l'anello in argento. Avete visto quindi che ci sono delle indicazioni a video diverse, con dei valori differenti a seconda del tipo di target e della sua conduttività e permeabilità magnetica, e avete sentito anche tre tipi di suoni differenti. Un suono molto basso, quasi un grugnito per il chiodo di ferro, ovvero tutti gli oggetti ferrosi, un suono intermedio per la stagnola, i piccoli oggetti in oro che di solito vengono segnalati nella parte centrale, e un suono scampanellante, la famosa campanella della serie Ace, per quanto riguarda i target più conduttivi che solitamente si assestano in questa parte della scala. Avete visto, come dicevo, che c'è un'indicazione a doppia cifra. Questo vi permetterà molto velocemente di avere un'idea abbastanza attendibile di che tipo di target abbiamo sotto il terreno. Ricordo a tutti che ovviamente questi sono dei valori indicativi che potrebbero essere alterati dalle condizioni del terreno, dalla profondità, dalla posizione dell'oggetto, dalla sua forma. È un'indicazione che però può essere sempre abbastanza utile. Non ci resta ora che iniziare la ricerca e buon divertimento a tutti con il vostro Garrett Ace 300. Amici detectoristi, questo è veramente tutto per la guida rapida del Garrett Ace 300i. Vi aspetto nei prossimi video con la guida completa dove, come ho già detto, analizzeremo tutte le impostazioni della macchina e vi spiegherò alcuni utili consigli per utilizzarla al meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo quindi di mettere magari un like, di condividere questo video e di iscrivervi al nostro canale. Seguiranno tanti altri video di istruzione e tante prove direttamente sul campo, come faremo anche con il nostro Garrett Ace 300i. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione, ricordarvi di rispettare sempre la natura, di ricoprire le buche, di praticare questo hobby in maniera responsabile e di rispettare le leggi del nostro Stato. Per questo è tutto, a presto da Detector Shop Italia.